Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io non so se c'era o non c'era modo. Io so una cosa, che se io fossi stato al comando di qualche cosa, io in mare ci sarei andato, a prescindere. Poi volevo dire un'altra cosa, che basta con questa storia che i genitori sono pazzi, che portano i figli in mare e li fanno morire. Bravo. Chi vi parla ha visitato 10 anni fa, 15 anni fa, ragazzi curdi che avevano un rene in meno, che si erano venduti un rene per avere i soldi per arrivare in Germania. Quindi per favore smettiamola con questa ipocrisia dei genitori che vogliono fare morire i figli. Se un genitore porta il figlio in mare è perché non ha alcun'altra possibilità. E per favore chiedo alla politica, smettetela di dire stupidaggini e di fare le formule porti aperti, porti chiusi, blocchiamo il mare. La politica si occupi delle persone. L'Italia è il cuore del Mediterraneo, che noi vogliamo o non vogliamo, come ho detto 30 anni fa, 20 anni fa, io dico oggi, continueranno a venire. Non ci sono teorie preconcette, ma se tutti pensassero a una soluzione comune, senza ideologie, allora, Amodeo, il fenomeno si potrebbe questo, ridurre e gestire. Comune. La soluzione